Castelmareccio, Bolzano, compleanno di tutto rispetto per la Commissione Pari Opportunità della provincia. I successi conseguiti finora per maggiori pari opportunità tra uomo e donna, le tematiche attuali, il confronto sulla parificazione dei generi e le prospettive per il futuro sono stati al centro dei festeggiamenti per il giubileo della Commissione Provinciale Pari Opportunità. Da fare c'è tantissimo, una delle cose chiaramente è la conciliazione tra famiglia e lavoro anche nel privato, aumentare la presenza degli uomini anche nei lavori di cura, nell'educazione, nel lavoro casalingo, poi la medicina di genere, un campo completamente nuovo, qua dobbiamo intervenire su tutti i campi, nella formazione dei medici, del personale ospedaliero, però anche sui farmaci, sono tantissimi farmaci che sono stati testati unicamente sugli uomini, per esempio l'aspirina, qua quindi il lavoro non mancherà. Anche la presenza delle donne al vertice, perché anche la discussione che abbiamo avuto questa settimana, la presenza delle donne nei consigli e nelle giunte comunali, facciamo una legge e poi dopo la legge viene cambiata perché non va bene a pochi uomini. Questo chiaramente non è la via giusta e qua dobbiamo intervenire. I festeggiamenti per il 25° anniversario sono un momento di rilievo per fare il punto della situazione attuale in merito agli obiettivi conseguiti in questo quarto di secolo e per stabilire quelli per gli anni futuri. Rimane ancora sicuramente tanto da fare, abbiamo fatto dei passi decisivi, abbiamo aumentato la rappresentanza delle donne, però comunque dobbiamo andare avanti per la strada di conciliare al meglio famiglia e lavoro e anche qualche volta il lavoro in volontariato. Logicamente questo avviene solamente se gli uomini sono disponibili, diciamo, e forse qualche volta dobbiamo fare un qualche cosa che sono disponibili di fare anche più lavori in casa, perché allora così questo può meglio avvenire, questa migliore conciliazione. Per quanto riguarda poi anche qualche differenza che c'è ancora, tra la retribuzione delle donne e degli uomini, anche lì dobbiamo comunque andare avanti per questa strada, convincere anche sempre di più le donne che si decidono anche per qualche lavoro nel settore tecnico, perché sappiamo ben che lì i lavori sono meglio pagati e questo penso che potrebbe essere una strada da intraprendere sempre di più. 10 richieste per i prossimi 10 anni, con questo motto si vuole affrontare l'impegno futuro per le pari opportunità. Il presidente della provincia Arno Compacer, arrivato in ritardo a Castelmareccio per un impegno familiare, ha colto l'occasione per evidenziare il valore del lavoro svolto dalle donne per l'intera collettività. A me succede che quelle poche volte che devo un attimino anche badare ai figli, poi arrivo in ritardo alle riunioni che erano programmate. Io so che tantissime donne devono combinare il lavoro con il loro lavoro in famiglia, che è soprattutto il carico che devono portare avanti giorno in giorno badando a tutta la famiglia, ai figli, ma loro riescono sempre a essere puntuali. Perciò questa esperienza farebbe bene a tutti noi uomini, dobbiamo capire che tutta la disuguaglianza parte dal presupposto del pensiero ancora tradizionale sul ruolo e sui compiti che gli uomini e le donne hanno riguardo alla famiglia. Da lì parte anche poi, ovviamente, partono le difficoltà che le donne hanno per fare carriera, per anche poi coprire ruoli istituzionali importanti, ovvero manageriali. La coordinatrice nazionale della Conferenza degli Organismi di Pari Opportunità Regionali, Roberta Mori, ha affermato come la parificazione dei generi costituisca il volano per far ripartire l'Italia.